Sì, la facciamo. Tulipano nero. Ciao Gian Vedo. Ciao Doc, buonasera, ben arrivato anche a te. Iniziamo subito, sono un po' in ritardo questa sera. Un po' in ritardo. Ciao Yves, il colore è il rating. Nella chat di Twitch il colore viene. Penso che voi potete scegliere il colore. Non credo che sia legato a nulla. C'è chi sceglie il nero. Non prendete il nero perché uso un'interfaccia a sfondo nero. Se mettete nero su nero, non leggo quello che scrivete, ragazzi. Allora, questi. C'ho 6 di questi in garage. C'ho 3 di queste. 1. Invernale. 18. Presa. Desertica. Desertica in c'è un cazzo. 19 di questa presa. Va. Sì, il colore. Sì, ti leggo benissimo, quindi va bene, no? Ok, questo è il nuovo Oak 30, ragazzi. Proviamo. Proviamo subito. Accendiamo l'equipaggio, accendiamo un po' di riserve e anche una per i soldolini. I soldolini fanno sempre comodo. Oh, praticamente Oak 30 non è altro che un RU 251, non funziona l'XVM.
I don't know why. Vediamo perché non funziona XVM. Perché non funzioni? Non funzioni. Ogni volta che caricano una patch, che spostano qualcosa, è scaduta. Ok. La prossima parte funziona. Non fa nulla. Ciao Talos, ciao Santo. Oh, 28 di rapporto peso-potenza, Ciao 70 km 28. all'ora. Chi è? Ah, non ho quittato Discord, vero? Il solito pacco. Ok, bisogna sparare dallo sniper ghosting. Se mi metto qui. No. Potrebbe attraversare il Giappo. Forse. -0. Andiamo a togliere i veicoli che arrivano. Ash 335, proiettili esplosivi perforanti. Ah, oh, ho sparato basso sul cingolo. Mettiamo rotelle. Rispacchiamo il cingolo. Adesso giochiamo. Ah, è un bastardo che ruota rapidamente questo. È un bastardo che ruota rapidamente, mi ha tolto fin troppi punti ferita. Fanculo, idiota. Passiamo da qua dietro. Ok, la manovra di aggiramento non serve più. Il mio team è morto rapidissimamente. Quello sta ancora lì, eh? Sei dentro il filo? Non l'ho sentito parlare. Ok, 5-14, immagino che la mia squadra sia composta da
da giocatori di altissimo livello. Visto che io non posso più fare nulla contro tutti questi avversari, vado a fare lo zozzo e almeno Sì, stavo in battaglia. No, cerco di ammazzare Duarti, se la sì. faccio, Allora, se ci riesco. com'è che funziona la cosa per mettere le armi sulla macchinina? Lì devi andare in officina e prenderci mano. All'inizio ho bestemmiato pure io. In pratica tu c'hai storage, fai col tab, inizia a vedere come funziona, metti sopra la roba, la sposti, la ruoti con due posizioni. Per queste cose sì, però non ho capito il punteggio, Ah, come no, come ragiona. Praticamente tu c'hai due cose che ti danno. Aspetta un attimo che. Vabbè, sì, aspetta, questo scusa. tranquillo, non No, sono ammazzato, solo che c'ho l'audio sotto. Dicevo, tu c'hai due cose che ti danno i punti energia, no? Che sono basilari, la cabina e il generatore. Di base tu c'hai solo la cabina all'inizio, che ti dà un numero di punti che varia da 8 quelle piccole a 12 quelle epiche. quindi praticamente Porca l'energia. po'. È l'energia, sì, i punti che ti serve. Ogni arma, ogni oggetto figo consuma. Gli stream sono martedì, giovedì e domenica. La corazza è 20-20-20. Prima partita, la squadra ha fatto tutto, hanno fatto tutti 0, quindi purtroppo le richieste d'amicizia, come sempre, io non posso, non ho posti. Allora, disconnetti dal server, speriamo che. Mi era scaduto l'XVM. La mia squadra mi sa che non era molto qualificata, perché con 10 persone che fanno 0, insomma, non è che sia il massimo. Non è il massimo, no? Riproviamo. Il modpack ve l'ho aggiornato. Riproviamo, vediamo se. Ok, statistiche funzionano. Let's go. Oak 30. Perché Oak 30? Allora, questo carro è palesemente migliore del Oak 12, che è il tier 8 che tutti quanti voi potete giocare nella linea dei leggeri tedeschi. Quindi non fatelo. Primo consiglio che vi do: non fate la linea. Ciao Seba, non fate la linea dei leggeri tedeschi. O se proprio volete farla, fermatevi al tier 4, il divertentissimo Lux. Non andate oltre perché vi assicuro che non ve ne è fondato motivo. Anzi, vi incazzereste e basta, perché fanno veramente schifo. Come mediamente fanno abbastanza schifo tutti i carri tedeschi. Perché i tedeschi sono nazisti, i nazisti sono cattivi e la Wargaming ha deciso di politicizzare la cattiveria rendendo i veicoli tedeschi sfigati. Non capisco per quale motivo, visto che questo qui è un gioco, no? E uno gioca per divertirsi e la politica non è contemplata o minimamente utile o correlata al gioco in alcun modo, ma sembrerebbe che qualcuno abbia voluto strumentalizzare la cosa. Quindi i tedeschi sono cattivi e i carri fanno schifo. Però, tra tanti carri schifosi, ovviamente i carri premium che la nostra carissima azienda del cuore Wargaming vende mediamente a caro prezzo, i carri premium invece sono fighi. Sono fighi perché noi li dobbiamo pagare e dobbiamo essere invogliati a pagarli.
Quindi questo Hawk 30 praticamente è meglio in tutto rispetto allo standard Tier 8. No, no, non ha alcun senso, infatti, questa roba del penalizzare una nazione. Io non la capisco, però it's ok. Comunque sia, questo carro qui è veramente molto molto buono perché è mobile, ha una ottima mimetizzazione. Il cannone è veramente superlativo in confronto agli altri leggeri del Tier 8. Il cannone è veramente superlativo, con un ottimo danno alfa. Qui c'ho una casa nel mezzo, non si vede. Eccolo qua, un altro Hawk 30. Mettiamo su le esplosive e andiamo a caccia di Hawk 30. Il cannone 90 mm in grado di fare 240 danni a colpo, che è tantissimo, fidatevi. È praticamente una versione migliorata del Tier 9, perché i difetti del Tier 9, voi sapete che non ho simpatia per il RU, no? Perché i proiettili sono lenti. Perché i proiettili sono lenti e perché non ha gun depression, cioè non abbassa il cannone davanti. Ma qui vedete, davanti la gun depression è 10. Quindi questi hanno tolto i difetti del tier 9 e hanno fatto un tier 8 che è meglio del tier 9. Forte, eh? Lo devono vendere. Beh, di sicuro lo vendi. È mostruosamente meglio del tier 8 standard. In più è anche meglio del Tier 9. Quindi, senza considerare che il cannone fa 90 danni a colpo. Sì, 240 danni a colpo. Che è anche tutto sommato un buon. Oh, l'artiglieria. L'artiglieria c'è sempre. Che è tutto sommato un buon alfa per un carro leggero, per un carro leggero. Somaro Zura. Somaro Zura. Somaro Zura. Tolto quello. C'è uno Scorpion G dal posizionamento misterioso. Non vorrei essere io a scoprire dove sta nascosto lo Scorpion G. Mettiamo i nostri bei proiettili esplosivi e andiamo a vedere se riusciamo a tirare un colpo a questi ragazzi che stanno sicuramente qua giù. E ci sarà anche lo Scorpion G. No, è su 130 km. Non c'è. What? Ullalalala, mio mio, l'ho visto io. Andiamo a prendere. Ciao Termi, ciao Korn. Andiamo a prendere. Allora, il Tier 9 ha qualcosa di in più a livello di mobilità. Yes. E ha 300 punti ferite in più. No, 250 punti ferite in più. Se no, per il resto, questo carro qui è veramente, veramente molto buono. E considerate che un leggero al Tier 8 normalmente non è mai buono, perché il Tier 8 è sfigato come tier. È sfigato.
è uno di quei tier dove uno viene punito, capito? Perfetto. Leggero forte LT432, sì, LT432 è un leggero forte. Leggero forte è l'M41D, il cinese, molto forte. E il terzo leggero forte è Hawk 30, perché è superiore al Bulldog tedesco, senza ombra di dubbio. Il Bulldog tedesco già era considerato un mostro superiore, 2400 danni, bottom tier. Proviamolo ancora. Già che non c'è l'artiglieria, it's wonderful. Questa è una mappa che con i veicoli. Con i veicoli medio-leggeri non, ancora non so interpretare. Con i pesanti ci sono molte zone tra i palazzi in cui giocare e dove trovare la posizione idonea, sia dal lato della città piccola sia dal lato della città più grande, cioè quindi il lato destro e il lato sinistro della minimap. Con questo carro qui che sarò costretto a giocare a centro mappa nel parco di Minsk, dove tutto sommato c'è poca copertura, si è esposti all'artiglieria, si è esposti al fuoco dei cacciacarri, si è esposti al fuoco incrociato, si viene spottati facilmente. Sotto il ponte, sì, sotto il ponte, però è sempre un po' una zona borderline di grande rischio, no? È sempre una zona borderline di grande rischio. Messo a segno un buon colpo, però vedete, ecco, guardate, veicoli davanti, dietro, da tutti i lati, quindi uscire per tirare un colpo potrebbe rivelarsi a chi ho chiappato? Ho sparato un compagno. Ho sparato al compagno di squadra che mi ha attraversato mentre sparavo. Cioè, lo devo ammazzare il compagno di squadra che continua. Ecco. Sì. Va bene. Che stai facendo? Chiudiamo la porta. Non posso chiudere la porta. Devo parlare più piano. Ok. Centocinquanta di ping. Che come mai il ping è così alto? Perché sto laggando come una bestia? Quale motivo c'è? Che stai a scaricare qualcosa, Maurizio? C'ho il ping molto alto. Molto alto. C'ho
c'ho il ping molto alto. C'ho nuovamente il ping molto alto. Si può sapere quale malvagia concomitanza di eventi malvagi sta... No, non capisco che cosa sta succedendo, però... Però mi sento come se uno mi tenesse per la maglia. Vado a scatti, vado. Cacciacarri, vedete, ecco, questo è quello che vi dicevo prima. Sto qui in mezzo, non so che cosa fare. Poi arriva il Bachat 12T da dietro. E ora me ne devo andare, perché con questi pochi... Ciao Kame, grande, grazie mille per la subscription. Ora sono costretto ad andarmene da questa posizione, perché avete visto, sì. Oh, sono riuscito a far morire quel maledetto bat che mi stava puntando già da tempo. Ok, proviamo a sparare sul fianco di questi, va. Ora abbiamo... Quello l'ho preso. Piano piano, avete visto, no? Il bat che si è sentito minacciato, si è esposto. Si è esposto e adesso diciamo che riesco a... Posso sparare un colpo safe. Ora rischio anche di non venir più spottato e di poter continuare a sparare su quelli che sono in città. Molto bene, la situazione sta migliorando. Ora ci divertiamo, perché non c'è più il love. Questo è invisibile, sto caro. Via. Bisogna prestare molta attenzione. Ecco che mi ammazza questo qui. Bisogna prestare molta attenzione perché ci sono cacciacarri. Ci sono questo con l'Isu. Mi sembra di fare il figo a lui, ma non è che funziona così, eh. It's ok. Allora, Scorpion G, UK. Niente. Quello è un carro veramente incredibile. Gli sto sparando gold sul lato della torretta, non lo buco.
probabilmente. Oh, tra che? No. Riparato. Bisogna stare attenti, e qui ci potrebbe essere Ein Scorpion G. Ja. Ja, Heinz. Heinz Scorpion. Big problem. Vediamo se troviamo lo scorpione nascosto. Ovviamente se veniamo spottati. Se veniamo spottati, it's a problem, eh. Lo Scorpion G è un buon giocatore. Lo Scorpion G è un buon giocatore. È un giocatore verde, quindi forse mi conviene prestare un po' d'amore. Forse mi conviene pazientare e mandare avanti qualcuno che abbia un pelo in più di punti vita. Che manovra posso fare per non rischiare troppo? Perché questi sicuramente staranno difendendo la loro base. Io no, no. No, 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 no. Io rimango qui. Ma... siamo praticamente quasi, siamo alla pari, eh? 1800 HP contro 1700, quindi i loro carri sono molto più pericolosi dei nostri. GG. Somaro. Scorpion G è full. Ok, parcheggiamo qui in mezzo. È probabile che lui voglia andare a cappare.
vado anch'io. È dura, eh. È full vita, sto stronzo. In più io laggo, cazzo! Sei sicuro che non state facendo nulla di malvagio, eh? No, LED rosso, è colpa del server. Oh, mi sposto sul server 1. Sì, no, finite le esplosive. Sto pure laggando, dai. Finisce così. Cambiamo server, va. Ma con 100 HP aggredire lo Scorpion G sullo stretto, no, non c'ha senso. Non è fattibile, almeno così lui perde insieme a me. Doppia sconfitta. La mia squadra era abbastanza vergognosa. Mi sposto. Ah, no, ho problemi su tutti e due. Oibo. Niente, ci sono. Vanno male. No, qui non è wifi, ho messo la fibra 200, quindi non è questione wifi. Qualcosa che non va sui server. Vediamo, il server 1 sembrerebbe avere una latenza leggermente migliore, però stasera va molto male la connessione. Oh, 3448. Mauri, non è che c'è gli aggiornamenti di Windows, no? Sotto, partono in automatico. Ah, rifatti prima, ok. Perché adesso all'improvviso, come se qualcuno avesse smesso di fare il cattivo. It's ok. Ok, questo invece è il tier 9. Finiamo a fare il tier 9. Anzi, facciamo rotelle, poi facciamo il tier 9 perché me lo voglio vendere. Ciao Panzerotto, non vedo l'ora di vendermi il tier 9 per comprarmi il 10.
Tu sei riuscito a far raid, a far tutto? Cazzo. Falli pure a me. Falli pure a me. Eh? Ah, davvero, me li fai? Ah, ecco. Brestra. Fatto destra? Gentile. Giusto. Sì, eh. No, adesso io prima linea non... ho fatto qualche partita prima linea, carina, bella come modalità, però... la random la preferisco un po' più competitiva. Ah, ok, quindi... ma immaginavo che fosse un problema... Doppia arta. Mi hanno spaccato una ruota. Senza una ruota il carro non ruota. Non ruota nel senso che non gira su se stesso. La ruota ora c'è. Sono carri cattivi, guardate il Crusader, cattivissimo lì. C'è qualcuno che mi spotta. Essere il Tiger P che mi spottare è una vergogna. Essere spottato dal Tiger P e non controspottarlo è una vergogna. No, no, c'è qualcuno. Qui c'è qualcuno che non vedo, che sta imbucato e mi impedisce di fare la mia giocata, mi tiene in scacco. Non è che sta qui, che c'è un light infilato qui. Cazzo, cespuglio. Niente, non riesco a capire, ma c'è qualcuno che mi blocca il gioco. Allora, 1, 2, 3, 4... ci deve essere qualcuno, dai, su. Eccolo, eccolo! VK30. C'è che sta lì. Annidato come un serpente. VK30. E vabbè. Quella grande pazzo, grazie mille per la sub. Come sempre vi ricordo che la subscription è il modo più veloce ed economico per aiutare il canale. Ogni volta che fate la subscription gratuita per tutti coloro che hanno l'account Twitch Prime o che dir si voglia Amazon Prime collegato a Twitch, se avete, ecco, quello sta ancora lì. Se avete l'account Amazon Prime, ricordatevi di collegarlo a Twitch. Prima di tutti guadagnerete un sacco
di cose, di bonus in gioco, e poi avrete la possibilità, come utenti Twitch Prime, di poter sottoscrivere canali Twitch e in questo caso aiutare il canale ogni volta che cliccate $1.74 al vostro Zura, che ovviamente poi li spende per cercare di fornire contenuti alla comunità. Cioè, andate a prendere quello col VK io adesso lo lascio lì, quello si è messo lì, si è accasato. Allora Tiger P, io attraverso a velocità. Grande velocità. Bene, vado ad ammazzare il 25. Bom, Primis ammazzare il 25. E minuti. Ammazzare questa. Ma no! Ma ha preso il grill 2.19 tra le case. Bastardo. Ciao Phoenix, mi è arrivato. Mi ha preso il grill tra le case, ma visto, si è girato subito. Il rotello è molto leggero, per abbattere un edificio ci mette 2 giorni e mezzo. Pensavo che fosse distratto, invece no. Mi ha preso in pieno e mi ha fatto secco. Allora, no, giochiamo in room. È scopato non lo puoi dire. Phoenix, c'è l'automod, però guarda, questa te la faccio passare. Automod bloccato nuovamente perché hai scritto scoppiato. Si scrive con 2 P, scoppiato. Se no, il nostro automod. Il nostro automod blocca alla grande queste parole. Ok, solita mossa. Questa non è una mappa. Ma non è vero che non è una mappa tanto da light. I light possono andare solo da un lato. Il problema. Ah sì, eh? Vabbè, se è solo l'alimentatore del portatile. Cioè il portatile, immagino. Ciao amore mio. Hai letto? Ah, so io che ti spacco. Ma però c'è il filo, non posso. So io che ti spacco i coglioni con il rumore, vero? Non si può chiudere perché c'è il filo. Però se Maurizio ha finito, il filo lo stacco e chiudo la porta. No, per sapere se posso togliere il filo. Successo? Vuole che ti metti queste, ma così urli e più che non senti a te quando parli. Ma io penso che vi fa rumore la mia voce, devo parlare sotto voce. Ovviamente bisogna stare attenti. Uno Scorpion G proprio piazzatoci in fondo, anzi doppio cacciacare. Lo Z Scorpion vanno usati quanti bianchi.
Ho un sacco di guanti bianchi, la mia squadra sta prendendo molte botte in città. Che minchione che sono. Mamma mia quanto sono somaro. Mamma mia, mamma mia. Purtroppo sono completamente da solo. Sono completamente da solo. Devo. Sono costretto a lasciare sto lato. Non c'è nessuno che. Aspetta un attimo. Come si collega l'account Prime con Twitch? Devi andare sul sito ufficiale della Wargaming. Fai login con il tuo account. Vai su gestione account. Vai su gestione account e lì trovi l'opzione. E lì trovi l'opzione. Sulla destra hai Twitter, Facebook, Twitch. Collegando l'account Amazon Prime a World of Tanks e poi a Twitch. Potrete, non so se fate ancora in tempo perché mi sa che sono scaduti, c'è il pacchetto Alfa e il pacchetto Bravo, sono due pacchetti che regalano veicoli premium e un sacco di cose importanti, solamente per... Solamente per gli utenti Prime. Solamente per gli utenti Prime. Oh, quanto è duro quell'affare. Andiamo a vedere se riusciamo a prendere. Sì. Tu hai fatto la parte tua. Ecco, questo è male. Questo è male, un colpo dal mio compagno con il Conqueror. Questo è male. Se lo poteva evitare il mio compagno. It's okay.
per i clienti Prime. Allora, adesso vi faccio vedere, perché si capisce meglio, no? Cattura la finestra. Vi faccio vedere. Facciamo prima. Oh. Allora, prima di tutto andate su World of Tanks. Premete qui. Premete in alto a destra. Aspetta, Aspetta. Premete in alto a destra, fate il login e poi dopodiché collegate Twitch, ok? Dopodiché andate su Twitch, premete qua, io adesso ho regalo abbonamento, ma voi avrete una dicitura diversa, abbonati, voi avrete la scritta abbonati. E qui collegate il vostro Twitch, posso regalare un abbonamento a qualcuno, se qualcuno vuole vi posso regalare un abbonamento Prime, se qualcuno di voi non ha il Twitch Prime per un mese. E facendo così collegherai World of Tanks a Twitch, ok? Qua ci sono le ricompense, e tra queste ricompense World of Tanks ha messo due pacchetti, il pacchetto Alfa e il pacchetto Bravo. Non so se sono già scaduti, potrebbero essere scaduti. Comunque sia, io vi consiglio di farlo, perché quando arrivano, per esempio sul pacchetto Alfa c'era un Churchill 3 Premium sovietico Tier 5, un po' di riserve, un po' di bonus. Sul pacchetto Bravo c'era il Premium americano T14. Poi la pagina di ricompensa è Twitch Prime. E vediamo un po' lingua. Solo questo è il momento. Comunque ve lo dico perché avevo visto sul sito ufficiale di sbrigatevi a collegare Twitch a World of Tanks, perché le ricompense scadono. Se scadono le ricompense, dopo non le potete più prendere, no? Poi, in aggiunta, una volta che siete Prime, potete fare la subscription a un canale, fare la sottoscrizione al canale. Nel mio caso, se vi sta simpatico il canale di Zura e volete aiutare il canale di Zura, ogni volta che voi cliccate, ogni mese va rifatta la subscription, Twitch mi dà $1.74. I benefici di sottoscrivere il canale è che quando ci sono gli eventi di World of Tanks nel mio canale, con le ricompense, i subscriber hanno una percentuale molto molto più alta degli utenti standard di vincere i premi che metto in palio quando ci sono questi eventi particolari, qualunque essi siano. Dopo 6 anni, dai. 6 anni. Ok, questa è un'altra mappa non da leggero. Anzi, aggiungerei assolutamente non da leggero. Mettiamo le esplosive, che in questo caso sono efficaci su questo veicolo. Oddio, colpa mia. Sorry. Colpa mia, non lo fa. Ho guidato male io. Sono efficaci perché hanno una penetrazione molto alta, 75 di penetrazione. E siccome ci sono 4 light nella squadra avversaria, è probabile che in uno scontro tra light. Sono 4 light.
posto, insomma. Ci sono 4 light, ma... Ok, ma nessuno è venuto dalla nostra parte. Quattro a uno. Sono sempre spottato, perma spottato, e nessuno che mi aiuta. Dai, non c'è posto per guidare su sta mappa di merda! Questa è una mappa del cavolo, con una squadra del cavolo. Questa è proprio la peggior mappa, insieme a Immersdorf, la peggior mappa assoluta che si possa dare ai leggeri, senza considerare che i compagni di squadra erano veramente problematici. Non sono riuscito a fare nulla. Oi Seba, grazie mille per la sottoscrizione, anche a te, veramente grazie mille, lo apprezzo molto. Un altro 15-4, devo parlare più piano che sennò mia figlia mi brontola, che sta leggendo, la mia voce è forte, la mia voce è troppo forte, devo imparare a parlare più piano. Niente, è andata male anche sta partita. Ce la farà il nostro eroe a vincere una partita con l'Hotchkiss? Vediamo che ha fatto la squadra. 0-0-0-0. Dai, troppe persone fanno 0. Assolutamente inutili. Come non averli in squadra, sti ragazzi, guarda. 3 artiglierie, ma... Vediamo che cosa riusciamo a fare. Qui siamo bottom tier, siamo molto in difficoltà, però almeno questa mappa ha delle superfici più aperte che mi possono dare la possibilità di muovermi, perché questo è un veicolo che non deve...
1100. Che tabellata. Attenzione, attenzione. Abbiamo... Quello non gli faccio un cazzo. Si può dire? Quello sì. It's a problem, eh? I got spotted. Sicuramente c'è un carretto nemico infilato. Eccolo lì. Eccolo lì, il nostro amabile 1390. Balla la Laila. Uno. Senti passi. Dai. Play dormir. A play dormir. Stavo a dormire. Oh no! Oh, ce lo siamo tolti dai coglioni a quello. Adesso tocca a te. Fibi! Ullala! Ulla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 l
psycho, preparatevi. Lo fatti incazzare. L'ho fatto incazzare, rotelle. Oh, me ne vado di qua, guarda. Mi sa che quello lì mi odia quello. Basta però adesso stronzate, perché adesso ci sono dei nemici che si stanno affacciando da questo lato, quindi passiamo i proiettili gold. Basta stupide, faremo. Oh, è andato via quello col butti. Testa di cavolo. Se n'è andato.
Abbiamo fatto incazzare, eh? Va bene, vai. Ogni tanto World of Tanks è divertente. Sì. Devo dare un po' di. Devo dare una mano. No, the fuck. Dove cavolo sta un gigantesco? No, quello non lo buco. Attacchiamo il Tiger P a mano. Il Tiger P a mano è da solo. Attacchiamo il Tiger P. Facciamo rotella da corpo a corpo. Dopodiché attacchiamo nel culo il VK, perché da minimappa mi risulta che il Tiger P è rimasto con uno sputo. Non c'è. Ok, cavolo. Trovato il Tiger P. Vaffanculo, l'artiglieria ha preso anche me. Vaffanculo, artiglieria, va. Ha preso anche me. Stronzo. Oddio, ha pochissimi punti ferita. Non devo fare lo stupido con sto carro perché. Oh, il RU sta facendo giusto. Ah, fermi tutti. Eccola. Allora, progetto VZ. Lo scopo è arrivare in base loro. In mezzo. È venuto al centro, è venuto al centro. Questa era una buonissima partita. Questo col progetto è abbastanza bravo, anche quello con l'artiglieria è venuto in mezzo e m'ha seccato, vabbè, dai. Che rabbia. Oh capo, facciamo
Questo io devo giocare a sto carro, ma non me ne va. Oh, ragazzi, se volete qualche veicolo, se avete qualche richiesta, fatela, eh. Non prestate. Dai, giochiamo questo che è la novità del giorno. Il nostro Hawk 30. Se volete vedere qualche carro, c'è un ragazzo mi ha chiesto, mi è stata richiesta la recensione del Tiger 2 per la, non so quante volte me l'hanno chiesta. È un carro talmente brutto che faccio fatica a trovare il coraggio di giocarlo. Voglio uno svedese. Ah, bravo, grande, grande Iv, ricordami, dopo giochiamo il Leo, perché la prossima linea che verrà messa sarà quella dei medi svedesi e partirà dal tier 7 Leo e servirà a accumulare circa 100.000 di esperienza. Quindi dopo prenderò il Leo, toglierò la spunta di accelera addestramento e inizierò a buttare su un po' di esperienza su Leo. Molto bene, fatemi passare. Così almeno sarò pronto per l'acquisto del tier 8. Sì, anche i medi svedesi avranno la modalità. Beh, non è che avranno la modalità assedio uguale a quella dei cacciacarri, ma una volta che la velocità scende sotto a 10 km all'ora, una volta che rallentate. Li abbiamo un po' molestati, dai. Li abbiamo un po' molestati in attraversamento. In teoria qui potremmo tirare un altro colpo in maniera abbastanza tranquilla. Non aggredisco la città perché ci sono molti veicoli con obice, quindi per me hanno già attraversato.
Coglioni. Cacciagari stanno là ora. I cacciagari sono tutti in collina. Dovrò aspettare. Questo carro, tanto quanto il roux, se ti prendono sulla parte del muso ti fanno sia la stiva munizioni che il cingolo, quindi direi che è dopo il kit di riparazione grande. Devo stare attento che c'è un Nisu. Devo aspettare perché in questo momento sono debole. In questo momento sono debole. Vado a prendermi. Mi vado a prendere la T7. Vado a prendere la T7 e vado a prendere artiglierie. Sì. Anzi, vado a prendermi l'artiglieria. A T7 lo lascio lì. What? Cristo, anche sta partita mi è tornato indietro quello col leggero a rovinarmi la partita. Cazzo, 8-10, persa pure questa, porca puttana. È una roba incredibile. Cazzo, mi è tornato indietro il leggero loro. Ho fatto tanto per imbucarmi, niente, non ce l'ho fatta. E vabbè. LTTB. L'LTTB mi ha punito. Quest'altra pure stallo, dai. È la quinta, tutti quanti che... È la quinta partita che faccio con sto carro. Non mi vogliono far fa... Non me ne vogliono far vincere una. Mamma mia. Che noia. Niente, anche quella, anche quell'altra è andata male, eh. Devo giocare lo svedese. Oh, se non per altro una cosa la possiamo dire, ragazzi. È il secondo giorno che gioco con il matchmaking sistemato. Devo ammettere che ho trovato meno frustrante. Ho trovato meno frustrante il l'andamento delle partite, quindi però mi trattengo dal fare commenti definitivi. Tenete presente che c'è la modalità frontline, parecchie persone con i veicoli che normalmente mai giocano, i veicoli di livello alto sono infilate dentro frontline, quindi magari questo potrebbe essere un momento un po' buono, proficuo per giocare le random. Quindi aspetto a commentare sul nuovo matchmaking.
Questo è un carro che è spot. Come va? Ricky, non sto vincendo, però mi sto divertendo abbastanza, quindi direi che va bene, no? Perché l'importante è divertirsi, quindi direi che va abbastanza bene. E questa mappa tutta di corridoi non è un bijou, eh. Ora andiamocene prima che mi arriva una sventola al fine. Uno, due, tre. Tre medi sono lì. Vediamo che succede se io faccio un turnaround qui. Niente. Faccio un altro giro più largo. Attacchiamo. Ah, i KV90. Minchia, c'è lo SP1C. Via, ho fatto un po' troppo lo stupidello. Ma quello con i KV è un professionista. Mi sta inseguendo, mi si vuole fare. Così impari, guarda. Storpiato da me. Io direi che me ne vado. Oh mamma mia, gira, vattene. Perché ce l'hanno tutti con me? 1500 danni da spot. Tutto sommato qualcosa sta venendo fuori. Anche da questa... Non riesco a vincere una partita con sto carro, eh. Probabilmente è l'unico carro che mi interessa portare avanti, è completamente maledetto. Allora, dove... Aspetta un attimo, anziché rischiare qui, no? Esatto. KV3 Lorraine. Io spero qui. No, la. C'è un KV90B camperato come una bestia, 22 HP. Ciao Eraclio. 22 punti ferita, non andiamo lontano.
Tre artiglierie. Il mio scopo è uccidere le artiglierie. Niente. Oh, utilizzare proiettili esplosivi di merda a volte non conviene perché non ho bucato l'arta. Che coglioni. Stavolta crepi però. Crepa. Allora, qua ci dovrebbero essere rimaste artiglierie solitarie e il cacciacarri. Vabbè, niente. Penso 6 partite, 6 partite, 6 sconfitte. Niente. Sbagliato, devo spottare, mi devo mettere sniper ghosting perché non c'è la seconda artiglieria, sto sbagliando io. Sto sbagliando io. Niente. Il veicolo che mi interessa. Comunque quel Lock 30 è una bestia, 3500 danni, partite da 2000-3000 danni in maniera abbastanza facile con un tier 8 leggero. Niente, questo l'ho perse tutte, sempre comunque 14 giocatori che fanno 0. Ho beccato sempre giocatori orribili, un po' sfortunato, però... Oh, mettiamo il Leo. No, no, nulla, assolutamente nulla, Eraclio. Infatti ho sbagliato io. Ho sbagliato io, rotelle va benissimo e sono io che ho sbagliato. Sbagliato io. Allora, Leo, i server sono tornati ad essere problematici. Leviamo una spunta su accelera addestramento. Ah, sì. Sono molto buoni. Rotelle, sono divertenti. Prima partita con il Leo, bottom tier. Quanto buca? Perforazione 194. 194 con le gold contro i 9, le normali 155. Carri tutti pesanti tier 7. Va bene, che gli faccio io? Ci abbiamo un leggero, chi è il nostro leggero? Stronzo di uno spotta, eh? LTTB. Allora, sto giocando il Leo con il cannone da 105 mm, impreciso ma dal buon pugno per essere un medio.
Il carro ha 10 di Gun Depression, una mobilità da medio. Armatura completamente carticenica a 360 gradi, quindi dovrò prestare parecchia attenzione a non farmi bastonare. Ciao Pupiz. Ok, in valle non se ne parla. Al centro non se ne parla. L'LTTB sta messo lì, ma messo lì non serve un cazzo. Che fai avanti? Oh, ancora non ho sparato un colpo. Che dobbiamo fare? Fighi. Il mio primo colpo a rosa aperta. Ah, figa allora. Ci abbiamo problemi. Fermo! Che lagna sta partita. Ancora non ho trovato qualcuno a cui tirare un colpo. Ecco, ho chiuso la rosa su quello, morto.
RHM con l'esplosiva. RHM con l'esplosiva due volte. No, una P ma di lato. A posto, ho buttato via il carro senza riuscire a fare nulla. Figata. Dai, urtami. Urtami, toglimi gli ultimi 82 punti ferita. Ammazzami, che ti devo dire. Dai, spottami sto cazzo di pantera. No. Un solo colpo a segno e anche un low roll, 320 danni di me, no 300. A poco alzo il carro. Ok. Tre ore per chiudere la rosa. Posto. C'è l'RHM. C'è l'RHM, gli carico un esplosivo appositamente a quel figlio di una buona donna.
4,37. Did you like it? Did you like it? Ciao Gomez. Va bene, è stata vendetta, poca vendetta, perché lui mi ha fatto 1000, bastardo schifoso. Purtroppo qui il 50 TP vincerà sull'IS. No, non vince sull'IS, non ci attiri a me. It's ok. Ciao Yves. Mamma mia, che sofferenza. Il Leo ha poca penetrazione, brutto brandeggio. Contro i tier 9 si soffre. Molto. Si soffre molto. Si soffre molto. Vai, dobbiamo dire su... No, non sono usciti, ma mi sono... col cannone piccolo un po' meglio, sì. Però questo quando colpisce è una goduria. Il cannone grosso non colpisce, ma se colpisce... Se colpisce fa male. Sì, sono buoni tutti e due, effettivamente. Se avesse... Se ci fosse stata la possibilità di equipaggiarlo con lo stabilizzatore verticale, sarebbe stato davvero un buon medio. Vanno utilizzate abbastanza proiettili premium, la penetrazione è veramente orribile. Anche le gold bucano pochissimo. Le gold bucano pochissimo. In più questo carro, quando uscì, avrebbe dovuto fare 80 km all'ora, l'hanno nerfato in mobilità, gli hanno nerfato la mobilità troppo, troppo. È come un Panther, è un carro con zero armatura, più piccolo, ma si muove in maniera goffa come un Panther, quindi insomma. Sorella, oh, tre arti. Male, eh? 300. No, questa cos'è sta laggata? Cos'è? Sì, vabbè, dai, laterale, torretta laterale. Che coglioni la lag, insopportabile. What server, dai. Il gioco sembra bloccato. Il gioco sembra bloccato, è veramente uno schifo giocare così.
Ah, se rimani lì, guarda, se rimani lì sei proprio la volpe. La volpe del deserto sei, eh? Proprio la volpe, guarda. Sei proprio una volpe sei. Sei proprio una volpe. E 25. Dai, t'ho tirato sulla torretta una gold da sopra. Quanto stupido è sto gioco. Quanto stupido barra stronzo. Comunque, Il difetto più grande è la penetrazione veramente di merda. Volevo aiutare il mio amico con... Penso che abbiamo perso anche questa, come sempre, eh? Full Tomato Team! Tanto i pomodori sono tanti, milioni di milioni. Due arti, sì, va bene. Ma adesso ti vengo a prendere però, eh. Ti vengo a prendere. Ti vengo a prendere. Ti vengo a prendere male, ti sei nascosto, come cazzo hai fatto dietro l'angolo così, perché non ti spotto? Bravo lui. Pensavo fosse fuggito, invece no. Aspettavo, giusto. Che palle. Sono uscito troppo.
Niente, questo sto carro qui è squadra completamente assente. Squadra completamente assente, 30 36% win rate, 4500 di WN8. Io penso che ci siano dei problemi con sti ragazzi. No, non si vince una partita. Hotchkiss, 4 partite, 4 perse. Ma vaffanculo, va. Tanto se sto gioco ti dice no, ti dice no. Bella mappa, Immersdorf per il leggero. Se c'è una mappa che ai leggeri piace è Immersdorf. È fatta. È fatta, è fatta. Vabbè, andiamo in collina, carichiamo le esplosive, vediamo. VK, non entra, non entrano. Altra 44 solamente col T71 DA e con il Bachat 12T. Carichiamo le esplosive perché i primi due carri che andrò a incontrare potrebbero essere dei veicoli che subiscono i proiettili esplosivi. Allora, il Bachat 12T no, sta lì. Mettiamo subito il proiettile standard, va. Mi viene sul VK. Non mi viene sul VK. Lo Yak Tiger 8.8 mi viene su. Sega che so. Mamma mia che pippa che so.
Difendere la base. Niente, non credo che si riesca a vincere una partita con sto affare. 6-10. Ho un favoloso 0% win rate con sto veicolo. Non è male. Tua sorella. Non posso credere. Non ci posso credere. Dall'assù. Yak Tire da su in cima. Pacca coglioni. Vai un po' tu col defender in base. Vai tu a vedi chi c'è, guarda, vai, vai. Vai Mattias. Vai tu. Io mi metto qui, guarda, non... Ti lascio chiudere il cap. Tu, guarda, ti invito. E ti lascio chiudere il cap. Ti lascio chiudere il cap tranquillamente. Se loro scendono io sparo. Dove vai? Ah 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 ah. Testa di pirla. Sì! Abbiamo vinto una partita vinta. Che sudata, mamma mia. Fortuna quello col defender che ha fatto 7 kill, perché penso che la mia squadra anche stavolta sia stata un po' così. Vediamo. Sì! Non hanno fatto niente nessuno. Fortuna il defender. GG defender. Paccolone. Ah, l'amore mio. Oh, eccola la signorina. Che famo.
Che famo, Luni? Ok, le riserve sono finite. Sono le 11:30. Orca, è arrivato Cap, il nostro super mitico Cap. Sono le 11:30. Tu vuoi uscire? Domani abbiamo 5 km e 2 da fare di corsa in 30 minuti. Quindi ci spolmoniamo a correre. Mamma mia, che abbraccio sensuale. Che abbraccio sensuale, che abbraccio sensuale, che super abbraccio. Non mi lasci? No, che è sto schifo, che è sto schifo che stai facendo? Siamo super sensuali. Super sensuali. Anche se Bubitz vuole il 257, io devo fare 3 missioni in shotgun ancora, ragazzi, qui, Dai, faccio una con le 50 per cap, perché veramente mi sento molto colpevole per ieri. Per martedì facciamo un E50, vai, è l'una, ce lo facciamo un E50, ma sì, oh figo, l'E50 piace anche a Luna, piace anche a Luna l'E50, ti piace E50? Sì, lei ha detto io preferirei andare a fare una passeggiata dalla faccia. Andiamo Golia. Golia sta ancora. Golia non si è mosso a lettino. Però Luna ci sta guardando. Ci sta guardando e sta dicendo. Dove vai Luna? E anche te. È andata anche lei. Ha sentito la musica di World of Tanks, ha detto no, ma questo non esce adesso. Questo si rimette a giocare. Che palle! C'ha ragione. E 50. Bello. Bello, cattivo. Migliori carri dal basso in alto. Dal basso. Leech Tractor, Matilda, KV85, T150, KV1 Lux. Il più bello di quelli che hai nominato è il Lux. Poi il secondo, il KV1, poi il T150, terzo classificato, quarto classificato. KV85, quinto classificato il Matilda e sesto classificato l'Ick Tractor. Il Lux è tanta roba. No, non amo giocare i carri piccoli, ma il Lux è una partita ogni, non lo so, partita ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, ogni 3 mesi, magari capita pure che se mi ricordo gioco il Lux, mentre gli altri non, no, gli altri se posso lì è il Matilda, proprio il Matilda è come darsi delle bastonate nelle parti basse, cioè proprio mamma mia.
i carri di livello 1 non li considero. Di solito non gioco i carri di livello basso, tiriamo giù quelli di livello 1. Tre arti, tua sorella. Le arti subito pronte, eh? Colline dei cacciacarri. Oh. Arti, certo che tre arti giganti, che palle, mamma mia, sti ragazzi, guarda, sono veramente insopportabili. Che giocata fa, che la giocata fa una partita per rimanere nascosti? In linea rossa. Bisogna prestare molta attenzione perché qui ci sono molti cacciacarri giganti. Eccoci. Oh, finalmente. Cacciacari giganti, artiglierie giganti, quindi prudenza gigante, tutto grosso. Non ho linea di tiro con nessuno. At the moment have no line of fire at all. I can try to lo stordimento. Lo stordimento mi penalizza, però la mia squadra sta vincendo. Io non ho fatto assolutamente nulla. Incredibile. È incredibile che non ho trovato una sola occasione di tiro. Nessuna occasione di tiro, non so dove sono i loro cacciacarri. Tre artiglierie gigantesche,
Mi dice 704 forse al centro mappa. Allora, spingiamo, vediamo che succede. Non ho fatto nulla. Ma va. Colpi artiglieria. È molto problematico giocare con tutte queste artiglierie, ragazzi. Si gioca a culo stretto. Non a posto, ma ho dovuto tirare una bastonata a me, guarda. Adesso arriverà l'artiglieria, boom, ecco qua, a posto, un colpo sparato, 1, 2, 3, 4 colpi artiglieria e un cacciacarri. Praticamente non sono riuscito a giocare. Ci sono troppi carri camperati, capito? Andava avanti, cioè questa è una partita completamente sbagliata. 5 cacciacarri giganti e 3 artiglierie. Vuol dire che la partita è completamente bloccata, perché tu come ti muovi, come ti esponi, vieni massacrato, no? Cioè sono ingiocabili queste partite, non bisogna mettere 8 veicoli che camperano, 8 veicoli che camperano. Cioè è una partita tutta quanta in attesa, il primo che si fa vedere muore istantaneamente, perché io ogni volta che ho provato, e poi le 50 è un carro con poca mimetizzazione, no? Chi è che è il pazzo che va avanti a spottare? Chi spotta? Cioè, il primo che viene spottato muore polverizzato, perché ti sparano 3 artiglierie e poi ti spara l'FV, il Foch, il T30, il 704, lo Jagdpanzer 100. 705 com'è? Ok. Non è male. A me piace abbastanza. 705A è... Ok, abbastanza prepotente, meglio gli S7? Sì. S7 è più figo, meno, più versatile. Il 705A è specialistico, capito? Un side scraper puro. Guarda sta merda. Guarda questa merda che ha giocato tutta la partita attaccato alla linea rossa. Ma che giochi a fa? Mai cliccato? Sì, 3 colpi, bravo. Ma ha ucciso. Mi ha ucciso, va bene, bravo, è forte quello con l'artiglieria. Tutta la partita messo in un buco. Il 277 è difficile da giocare. È un carro con cui mi trovo molto male. La vendetta dell'E50. Il 277 è molto simile all'IS7 come stile di gioco. Più veloce, più mobile e con un cannone migliore. Però l'armatura del 277 fa schifo abbastanza, mentre quella dell'IS7 è affidabile, quindi è un carro un po' più tecnico il 277, un po' più per esperti. Adesso scriverò Never Go Beach con il caps lock.
Conqueror ce l'ho bloccato perché è un giocatore arti. E anche un pomodoro idiota, guardateli che vanno tutti spiaggia. Somaro. Somaro Zura. Ho sparato sul cannone, io ho sparato sul cannone. Mi è mancato l'abbasso, mi è mancato l'abbasso. Ullala. Che cannone del 50, mamma mia, andiamo a prendere TVP. Tortoise T30 RHM MX50-100. Che cannone del 50. 2-4. Fanculo. Grande. Un po' rotti i coglioni o TVP in me. Sono rimasto da solo. Sono rimasto da solo. Na 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 na. Sto completamente da solo. Completamente da solo. Da solo. Ok, non morirà che. Allora, incoming donation.
Bella Benjo! Ciao Benjo, grazie mille per... Ok, non facciamo botte, non facciamo botte con il Tortoise, perché il Tortoise... Il Tortoise c'ha ragione e noi ci abbiamo torto, dai! Dalla distanza non... Dalla distanza il Tortoise... Mi vado a mettere più giù. Mi vado a mettere qua giù. Che posso fare un po' supporto. Ah, sottato. No! Ma vattene a prendere in quel posto, Zura, va! E sei un mongolo! Va bene, Zura. Non sappiamo sparare. Tua sorella. Che somaro, mamma mia, sono stanco ragazzi. Sono stanco, ho sbagliato 3 colpi su 3, mamma mia. E 75 full che viene su. My bad. Andiamo al VK100, va. Ecco, in queste posizioni qui non è buono il... In queste situazioni è lentissimo. Ok. Togliamo il VK100. Ah, è meglio andare a letto, eh. Brutta partita, non... Brutta partita, dai. Basta. Sono stanco, incomincio a fare errori. Comincio a fare troppi errori. Non la mia autonomia, ragazzi, dopo 2 ore e qualcosa... È la terza età. È la terza età. Mettiamola così. Me ne accorgo. Ciao, ragazzi, alla prossima. Buonanotte a tutti. Grazie mille di tutto, supporto, subscription, donazioni.